Si finisse l'installazione del gioco perché non era ancora finita, quindi ho dovuto aspettare qualche minuto in più. Fortuna che esiste la fibra per poter completare l'installazione del gioco. E adesso posso farvi vedere tranquillamente il multiplayer. Qui è partito tutto bene, credo. Fatemi solo riguardare un attimo per assicurarmi che vada tutto bene. Sì, qui perfetto, è andato. Sul sito dovrebbe andare bene. Controlliamo giusto per esserne sicuri. Si sì, dovrebbe andare. Sì, ok, perfetto. Allora, multigiocatore. Forse anche un po' di introduzione adesso, non so. Sarà pienissimo di persone, immagino, persone che non guardano neanche la campagna, ma vanno direttamente di multiplayer con Call of Duty. Ce ne sono tanti che sono così. Per carità, ci sta, dai, alla fine. Call of Duty ormai è un gioco multiplayer, la campagna acquisisce un ruolo assolutamente secondario. No, come non è disponibile? No, ragazzi, come non è disponibile? Xbox Live. Vediamo un po'. Riproviamoci. No, se non è disponibile. Ok, no, adesso dovrebbe andare. Aggiornamento coda, perfetto. Fatemi. Intanto sto controllando sempre sul sito che vada tutto bene. Sì, va bene. Sì, perché con Mix, ragazzi, devo fare un paio di test prima per controllare, insomma, che il live vada. Tanto comunque dobbiamo aspettare. Dovrebbe prima di tutto portarci al lab di gioco. Pure aggiornamento del gioco. Perché adesso l'aggiornamento? Ok, adesso dovrebbe andare. Ho capito. Possiamo andare? Xbox Live. Connessione Xbox Live di nuovo. Mannaggia, mannaggia. Abbiamo già perso 2 minuti. Con tutti i ritardi di oggi, mi sa che non riesco a mantenere la promessa di un'ora, un'ora, un'ora. Ahimè. Ahimè. Eccolo qua, recupero profilo online. Dovrebbe andare adesso. Sì, adesso è andato. Dovevo Questo è prepararmi il prima. quartier Vabbè, ma ci generale, la siamo. tua nuova casa e il Adesso ci luogo presenta dove il quartier passerai il tempo tra generale. una battaglia e l'altra. Quando non sei sul Questo campo, praticamente è qui l'hub puoi di progredire gioco. nella tua carriera. Equipaggiati, addestrati e socializza un po'. Siamo ben forniti, ma hai molto da imparare. Tutti gli uomini e le donne su questa spiaggia sanno che abbiamo fatto solo un primo passo contro i tedeschi. Contiamo su di te per sfondare fino alla linea del Reno. Va bene. Forza, soldato. Troviamo una divisione per te. Divisione. Prima di poter Dobbiamo andare al fare. fronte, devi scegliere una divisione, soldato. Per capire quella che fa per te, guarda questi filmati sulle No, ti divisioni. prego, guardare i filmati no, Sono il capitano John P. Andrews. Sono qui Allora. per reclutarvi nella fanteria dello zio Sam. La fanteria è quella che ha Fanteria. maggiore esperienza all'interno della nostra forza multinazionale. Perciò ci Divisione chiamano la punta della combattimento più lancia. versatile, indicata per nuove L'avio reclute. trasportata vi dà il benvenuto. Ravi, indicata Addestramento. per soldati di abilità intermedia, Fatemi abilità assentire. specializzata di armi Prima ce pesanti. la sbrighiamo con questo. Benvenuti, soldati. Combattimento a Questa è lungo la divisione raggio, montana veterani. canadese, la La miglior divisione unità di montana. tutti. Attenzione. E poi abbiamo. Benvenuti nella resistenza. Purtroppo il Bisogna tempo specializzare non è della combattimenti nostra. ravvicinati. Vabbè, Vieni. i fucili a pompa. Allora, Sono ragazzi, il facciamo così: capitano John partiamo P. da. Andrews. Sono qui per reclutarvi nella fanteria dello zio Sam. Dalla fanteria, che è quella più versatile e più semplice. Poi magari poi cambiamo. Tanto credo si possa cambiare tranquillamente. Ed abilità di visione, baionetta per fucile d'assalto. Addestramento di visione, fanteria. Va bene. Arma di visione, top secret. Vabbè. Entriamo nella fanteria. Ottima scelta.
Benvenuto. Hai la punta della lancia, soldato. Possiamo modificare il soldato qui, perfetto. Quindi possiamo andare. Allora, gli equipaggiamenti sono la chiave. Adesso ci mostrano le cose. Io non capisco perché sul sito, ragazzi, dovete sapere, perché ogni tanto ci butto un occhio, perché sul sito abbiamo introdotto una cosa che permette al sito di mettere in live in home bello in evidenza. Però adesso non ho capito perché non va. Mi sta dando lo stesso problema di prima. Quindi io sto cercando di buttare un occhio per capire per quale motivo non va. Perdonatemi davvero. Ok. Allora, dossier, possiamo consultare il registro delle battaglie. Va bene, parametri soldato, prestazioni in battaglia, scendo in campo, barra di navigazione in cima, vabbè. Ecco qua, fanteria. Abbiamo l'arma, eccola. Poi ce ne sono di diverso tipo. Qui vedete carabine, mitragliette, mitragliatrici leggere, fucili di precisione e fucili a canna liscia. Ok, scusatemi. Sì, no, adesso ci mettiamo. Poi possiamo mettere slot per l'arma, vedete che modificano ovviamente le varie cose, mirini, proiettili e compagnia bella. Anche qui c'è la stessa cosa praticamente. Poi qui abbiamo, vabbè, la divisione in uso, la baionetta per il fucile d'assalto, l'arma secondaria. Ah, poi le armi possono essere anche cambiate a livello estetico con mimetiche e quant'altro, però non me le fa vedere, peccato. Verniciature, anche opzioni prestigio, mirini, va bene. Dicevo, pistole, possiamo scegliere anche armi da mischia, palla americana. Anche qui ho i vari potenziamenti. Poi fanteria. Ah, qui però poi possiamo cambiare, vedete, la classe in qualsiasi momento. Va bene. Poi direi che stiamo a posto così qui. Fanteria, no. Serie di punti. Ah, ok, queste sono le classiche, i punti da spendere durante la partita per ottenere i potenziamenti, credo. Infatti, poi anche questi credo si possano poi cambiare, però al momento non ne ho altri. Il dossier, vabbè, le cose da vedere. Poi ordini, vabbè, gli amici, impostazioni. Ok, come si fa a scendere sul campo da battaglia? Come si fa ad andare? Sì, non so perché non mi fa social. Gente, party, QG. Oddio, ragazzi, dov'è che si va? Sì, ah, poi ci sono pure gli elementi di personalizzazione, vabbè. Potete scegliere se fare personaggio donna, uomo, vabbè, qua ne prendiamo uno a caso, le emote e tutto il resto. Ragazzi, io non riesco ad andare in battaglia. Qui ci sta il negozio, le impostazioni, menu multigiocatore. No, tornare al menu multigiocatore, no. Social, no. QG, esami da soldato, no. Sì, ragazzi, non mi fa no, davvero non mi fa andare. Ok, opzioni, le ho controllate tutte. Copia di visione. Ma ragazzi, sto impazzendo. Tutta questa parte di personalizzazione l'abbiamo vista. Proviamo ad uscire. Magari mi fa andare in partita. Xbox Live, ok. No, ma adesso fa la stessa cosa di prima. No, davvero, non riesco a capire. Cioè, abbiamo visto tutto lì dentro, ma non c'era il pulsantino per andare in partita, possibile? O forse ci sta il pulsantino, ma non l'ho visto io perché c'ho l'interfaccia di Mixer per davanti? Mi sa di sì. Mi sa proprio di sì. Vediamo, adesso vediamo un attimo. Sì, perché voi non la vedete, però io ce l'ho adesso in alto a sinistra.
un piccolo schermino, un'interfaccia piccolina, un quadratino dove c'è la chat e i minuti e tutto il resto. Ci metto un po', vabbè, adesso è normale che ci metta un po' di tempo per caricare, per metterti in partita, perché evidentemente i server sono belli carichi, il gioco in fondo è uscito proprio oggi. Ecco, porca miseria, che casino. Allora, maggiore award, ecco qua. Sì, meglio. Mamma mia, però che casino che c'è in cuffia, ragazzi. Infatti mi sa che devo. Ok, abbiamo meglio. Mamma mia, no, ragazzi, devo abbassare l'audio del volume headset. No, così abbasso. Ok. Accettare gli ordini. Ok, possiamo accettare un massimo di 3 ordini. Obiettivi e ricompensa. Beh, questo è un classico. Vince una partita in deathmatch a squadre. Questi sono tutti i vari obiettivi giornalieri, no? 5 uccisioni usando la pala, 15 uccisioni usando la partita, vince la partita a guerra. E Devi ci deciderlo. mettiamo a Ricorda guerra. Questo l'obiettivo. deathmatch a Benissimo, squadre. soldato. Vince una partita nell'arena 1 contro 1. Vinci 25 partite. Questi qua sono obiettivi settimanali, credo, durante 4 giorni più o meno. Allora, poi ordine speciale, vinci una partita in ogni modello del Devi gioco standard. decidere, Ok, ecco soldato. qua. E che ci mettiamo? Mettiamoci uno di questo, va, esegui 25 uccisioni in una partita di Volevo squadra. suggerirtelo io. Perfetto, poi richiedi un lancio di rifornimenti. Cinema. Allora, lancio di rifornimenti con RT, eccolo qua. Ma io più che altro mi chiedo, ma serve in Call of Duty una cosa del genere? Chissà. Allora, abbiamo tenuto le varie card. Poi anche Call of Duty ovviamente va a mettere le carte. Impugnatura per l'arma. E infine, confronto alla corrispondenza per riscuotere la paga. Dobbiamo fare qua. Ecco qui, praticamente la posta. Ok, casella di posta. Non abbiamo nient'altro. Vabbè, direi che possiamo andare. Obiettivi raggiunti. Equipaggio nuovo addestrato di base. Premi. Ecco qua. Per lasciare la schermata soldato. Allora, divisioni. Sì, ma io questa roba già l'ho vista. Mamma mia, di nuovo. Allora, abbiamo sbloccato quindi. Qua. Nulla. Che abbiamo sbloccato? Infatti, che abbiamo sbloccato? Credo nulla alla fine per quest'arma, credo sia per qualche altra arma. Quindi vabbè. Ah, equipaggio nuovo addestramento di base. Ok. Equipaggio nuovo addestramento di base. Che cavolo significa equipaggio nuovo addestramento di base? Premi. Ok, per c'è la schermata soldato. Allora, nuovo addestramento di base, evidentemente possiamo utilizzare ad esempio questo qua. Ah, ok, non possiamo passare quindi da un'altra. Non possiamo passare all'aviotrasportatori, corazzati, se non spendiamo i punti, vedete, i punti di sblocco esauriti, quindi. Ok. Fatto. No, raga. Ma che significa un nuovo addestramento di base? Dio santissimo, ragazzi, no, non ho capito che cavolo vuol dire con addestramento. Ah, ecco, addestramento di base, ecco, non l'avevo letto. Prendi il lanciatore come arma e lo riconosci, vabbè, requisizioni. Vabbè. No, non avevo letto. Ok, no, a me piaceva più questo, vabbè. Poi, finito? Possiamo andare in partita? Credo di sì. Allora, per andare in partita bisogna, ecco qua, benvenuto, partita pubblica, eccola qua. Ok,
E sì, dai, andiamoci a fare una partita di pubblica. Dopo ci sono anche gli zombie. Ecco qua le varie modalità. Deathmatch a squadre classico. Guerra, che dovrebbe essere una nuova modalità. Tipo missioni. Dominio, cerchi e distruggi. Ci sono confermate, vabbè. Ragazzi, scusatemi davvero. E poi, vabbè, le varie modalità abbastanza classiche. Ci sono confermate, football. Tutti contro tutti e così via. Dai. Io direi di iniziare un classicissimo deathmatch a squadre. Non so come mettermi in muto, devo essere sincero. Non vorrei rompere le scatole ai miei compagni. Pronti? Speriamo di non fare schifo, davvero. Comunque, matchmaking è abbastanza veloce. Sta cercando ancora un altro giocatore. Sì, devo capire solo se il coso di mixer mi va bene in alto a sinistra o lo devo spostare dopo. Adesso vediamo com'è l'interfaccia del multiplayer e poi decidiamo. Quanti intoppi in questo live? Quanti intoppi? Possiamo anche votare le mappe in basso. Votazione mappa, che ci vogliamo mettere? Top secret, va. Anche se viene scelta Sam Redmond. Sì, intanto mentre aspettiamo, volendo, noi possiamo sempre cambiare il personaggio, queste cose qua. Sì, comunque credo che l'abbrigioco, va, lo trovo abbastanza inutile, ragazzi, eh. Posso capire un gioco come Destiny, ma in Call of Duty Lab ce lo vedo poco. Lo trovo abbastanza inutile. Poi magari mi cambierò idea. O gli utenti fan ti faranno cambiare idea. Ce Il fianco sinistro della 101 aviatrasportata. la facciamo a trovare il 12° giocatore? Ma cavolo. Si possono provare le armi? Sì, che si possono provare le armi. Oh, quindi qua vedete. Ecco, questo può essere magari utile per provare un'arma. Questo sì. Ragazzi, non trovo giocatori, non so per quale motivo. Facciamo così, abbandoniamo la lobby e riproviamoci. Mamma mia, ragazzi, non me ne va bene una oggi. Oh, ce l'abbiamo fatta. Prossima partita tra 60 secondi, quindi intanto possiamo provare ancora un pochino l'arma qui. Ah, ci sono anche i meloni. Carina anche l'animazione dell'arma, hai visto come si muove bene il grilletto? Abbiamo fatto, mancano 30 secondi. Comunque, oltre all'addestramento poi che abbiamo. Sì, no, nient'altro ragazzi, c'è la modalità cinema e basta, c'è la posta che vi ho fatto vedere, qui dove... Ah, qui dove prendere i rifornimenti. Le sto usando tutti, praticamente. Ok. No! Ma dai.
Non ho capito perché abbiamo perso i compagni, vabbè. Sì, ma il problema è che io della mia arma non sto sbloccando niente, quello è il problema. Abbiamo sbloccato... No, abbiamo bisogno di punti di sblocco qui, quindi non possiamo fare niente. Le armi si sbloccano quando si raggiunge un certo grado. No, raga, è impressionante oggi. È impressionante. Cioè, le partite le sta trovando, e dai. Niente ragazzi, io non voglio andare. 25 potenziali partite trovate, ma non mi dà la partita. Sì, proviamo l'ultima volta a fare il deathmatch, altrimenti cambiamo modalità. Lo trovo abbastanza assurdo questo. Ma figuratevi! È addirittura caduto la Lost. Vabbè, dai. Non stabilissima la connessione oggi, eh. Non me l'aspettavo da Call of Duty. Perché abbiamo perso 20 minuti così. Mi dispiace. Non so che dirvi. Speriamo di essere più fortunati adesso. Ecco qua. Partita pubblica. Deathmatch a squadre. Che Dio c'ha la mandibona. No, raga, è niente. Ampliamento ricerca lobby. E dai. Mi sa che il live lo dobbiamo praticamente annullare perché il multiplayer non va. Non credo che sia solo un problema mio, perché non mi trovavo partite. Adesso va pure a scatti. Facciamo così. Facciamo uccisione confermata, ma proviamo con questa. Sì, volevo fare una modalità classica per partire e poi volevo vedere le altre. Guerra, che dovrebbe essere quella nuova. No, zero partite trovate. Qui sono oggetto da collezione dal furire. Ecco qua. Le scorte disponibili. Valute. Ok, i contratti, vabbè, e collezioni. Vabbè, si deve vedere le armi. Ah, questi sono tutti gli oggetti che abbiamo, vedete qui, abbiamo sbloccato un'arma. E così via. No, niente, raga. Ah no, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Credevo che di aver perso le speranze ormai. Tanto ce lo so che farò una brutta figura. Questo è uno sguardo della mappa. Siamo a Londra, London Docks. Ecco qua. Sì, uccisione confermata. Ecco qua. Sì, mi sa che devo... Devo togliermi il menu di mixer dall'alto a sinistra per spostare a destra. Oh ragazzi, lagga.
Uccisione confermata. Ok, la prima uccisione, ragazzi. Grande. Mi sa che sarà anche l'unica. Appunto. Qui, ragazzi, aspettate un attimo. Fatemi cambiare un attimo il posizionamento di mixer a me che mi infastidisce lì in alto a sinistra, perché non mi fa vedere la mappa. Ok, adesso dovrei andare. Adesso lì in alto a destra non mi dà proprio fastidio. Adesso ci si deve anche abituare un pochino al feeling delle armi. Ai ritmi di COD. Io ai ritmi di COD veramente non riesco a abituarmi. Oppure dai, cioè dai, tre morti così. Ma la sua arma non si muove, la mia sì. Grazie. No, questa poi è una modalità che bisogna stare molto vicini ai propri compagni. Velivolo spia nemico avvistato. Ragazzi, qua c'è la targhetta. Uccisione confermata. Non la prendo, eh. Ha fatto l'assist, va bene. Si può tutto da valutare, il bilanciamento, tutti quegli aspetti lì, ragazzi. Ci vorrà un po' di tempo per capire se va bene o male. Non so COD se ha in passato abbia avuto problemi di bilanciamento. Io non ho mai sentito troppo la materia da questo punto di vista. Guardo un Battlefield che aveva più problemi di bilanciamento, Battlefield 1. Poi io Battlefield l'avevo provato all'epoca, quindi sì. Call of Duty non so. No! Aereo spia partito e in cerca di bersagli. Ma le spalle mi ha preso il bastardo. Dai, ne ha fatti anche due. Time to kill, ragazzi, abbastanza veloce, eh. Non ci vogliono troppi colpi per ammazzare un nemico. Ma sto giocando male? Poteva andare peggio, no? Diciamo così. Siamo vicini ai compagni, va? Velivolo spia nemico avvistato. Ma cavolo, pure uno avanti, uno dietro. Camperoni, grazie. Un colpo. Cavolo. I riflessi mi sa che fanno pure schifo. Bombardamento nemico al riparo. Sì, ci stanno praticamente distruggendo adesso. Vorrei dire qualcosa, ma è meglio che mi sto zitto. Aprire il fuoco con l'artiglieria. Bersaglio confermato. Al riparo. Velivolo spia nemico avvistato. Sì, io ho sicuramente sbagliato perché non miro. Però di anni ci ha messo un colpo per uccidermi. Un po' esagerato secondo me. È sempre stato abbastanza istantaneo in corso. Però... un po' esagerando così. Ma questo secondo me probabilmente comunque anche la mia arma schifo, cioè dai ragazzi. Temo che sia la mia arma.
Temo. Alla statua! Oh, finalmente. Uccisione confermata! Movimenti! E pacte! Voglio morire! Sto sparando da una parte, ma va a guardare, non, la sua arma non si sposta più niente. Fuoco d'artiglieria nemico, al riparo! Ci sta qualcosa che non quadra, no? Con le armi. Nemici nel passaggio! Sì, proprio una sconfitta abbastanza pesante. Non sono neanche riuscito a ucciderne uno, ma manco per puro caso. Sì, 6-0 questo, mi ha ucciso non so quante volte, io qualche sto. Movimento in strada. 6 uccisioni, 15 morti, mamma mia. Che pessimo inizio. E vabbè. Il fallimento è anche colpa mia. Non deve ripetersi. È anche colpa mia. Questo è il tizio che mi ha ucciso. Sì. Ha messo anche l'azione della partita come in Overwatch. Adesso proviamo a fare il deathmatch a squadra e poi andiamo a vedere la modalità della guerra. Mamma mia, 15 morti. Mamma mia. Scusatemi. E ne ho confermate poi io solo 3, quindi ancora peggio. A me però i caricamenti. Va un pochino tutto ottimizzato, eh. Eh sì. Ah sì, la gente ha già raggiunto il livello 20. È uscito oggi. Allora usciamo da qui. Se solo potessi uscire. Adesso i giocatori migliori. Ok. No vabbè, adesso l'addestramento non è cosa. Vabbè, mentre aspettiamo sì magari. Dicevo, qui sono oggetto dal furire. Ehi, ringrazia la tua buona stella. Controllo uccisioni. Sì, questi servono per ottenere ricompense extra. Però mi sa che già mi ha trovato la partita. No. Esegui 130 uccisioni in qualsiasi modalità. Uccidi 100 uccisioni. 3 colpi alla testa in qualsiasi modalità. Ecco, questo magari si può fare. Presto scenderai in campo, eh? Però questo, questi contratti costano, ok. E poi ci sono i potenziamenti, io non so neanche che arma c'ho, mi sono dimenticato. C'ho la M1941. Vedo che ti dai da fare. M1941. Eccolo qua. Ah, qua sono le varie skin. Ok, non so perché fa sti questi scatti, o è perché mi ha trovato la partita, o perché crolla di nuovo. Se crolla di nuovo, ragazzi, chiudo i live, perché mi ha già stancato, lo vediamo domani nel caso. Sì, poi abbiamo anche qui. Questo è un oggetto da collezione, ma come si fa a comprare qui? Allora, questa qui è la mia arma, la seleziono, ma che oggetto da collezione devo comprare? Non ne posso comprare qui, ci vogliono troppi crediti.
Vedo che ti piace. Ok. Dai, adesso inizia la partita, meno male. Mi fa una cosa. Allora. Allora. Sì, io continuo a ribadire che secondo me la lab è completamente inutile. Non so, non ci trovo sta grande utilità, bastava metterci un menu a parte e mettevi il negozio, mettevi queste cose qua, poi magari mettevi anche la parte per provare le armi, l'addestramento lì, il poligono di tiro, basta premere un pulsante, accedere al poligono di tiro e basta. Cioè non vedo l'utilità di fare tutto sto ambaradan, però vabbè, contenti loro. Ah, qui ci sono anche i vari equipaggiamenti standard, dovremmo il corazzato. Deathmatch a squadre, capiranno di che pasta siamo fatti. Ricarico! Se vogliono la guerra, che guerra ragazzi, sia. Ragazzi, quest'arma secondo me sarà ancora più lenta di quelle di prima. Ma questo è il deathmatch a squadre. Vendicatore, sono Avenger. No ragazzi, è troppo lenta quest'arma. Vediamo che c'è più. Montana, Lienz. Anteria, proviamo questa. Movimenti al balcone della torre. Ma questa mi sa che è uguale a quella di prima. Nemico a terra. Questi laggi. Ah. Questi lag. No, devo prenderci proprio la mano con COD. Diciamo che in generale con i multiplayer ultimamente mi sono un pochino... ho un pochino perso la mano, perché da un po' che non metto mano a Titanfall, Overwatch, cioè a parte il live di Halloween, dove però non è che abbiamo fatto sta gran figura. Questa mappa, se non mi sbaglio, era disponibile anche nella beta, perché credo di averla visto nel video. Penso sia morto. Avanzano attraverso il tunnel. Oh ragazzi, terza uccisione, quarta uccisione. Mamma mia, mi sto togliendo soddisfazioni adesso, eh. Adesso mi sto... Arriva lo spia in attesa. Quinta uccisione. Siamo in vantaggio. Vabbè, ragazzi, no. No. Arriva lo spia in volo. Proprio per utilizzare la kill streak. Movimenti nel cortile! Abbiamo lo spia in cerca di bersagli! Volo di ricognizione concluso! C'è una cosa, voglio tornare un pochino con la fanteria di prima. E do un'altra occasione a quell'arma di prima. Perché male non mi sembrava, poi... magari era quella partita dove c'erano tutti i giocatori di livello 20, cavolo. Non posso muovermi! Credo di averlo... Bomba Azon sganciata! Cammina quell'arma! No, sono a secco! Arriva lo spia in cerca di bersagli! Compagni. Non posso muovermi! Ragazzi, mi sono un attimo ringalluzzito con quelle 5 uccisioni di seguito. Si muovono! Munizioni finite! E sono soddisfazioni, eh! Si è morto. Ponte centrale! Ah! Ah!
palle, a tradimento proprio. Mi dispiace ucciderli così. Però no! Avevo visto però! Non ho avuto la freddezza per mirarlo. Ho detto va a farmi ancora una prima copertura e poi ci pensiamo un attimo però. Bisogna ricordarsi che in COD non si ha il tempo per fare queste cose, perché il time to kill è praticamente quasi istantaneo. Cecchino, al riparo! No, l'unica cosa con COD bisogna un attimo entrare, abituarsi a questi ritmi di gioco super super stretti. No, questo sta con me. A questo io già avrei fatto un paio di uccisioni amico. Nemico avvistato! Nemico a terra! Quello lì lo vedo, sta in alto, però da qui non lo posso mirare. Ah, si è messo dentro. Pensavo che se ne fosse andato. O mi aspettava. No, forse mi... No, mi sa che era un altro, credo. Credo fosse un altro, vabbè. Mi sono fatto fregare come un pollo. Adesso sta con me. Sono al rimorchio. Ho beccato il bastardo. Al punto di bravo. Salivo lo spio nemico. Attenti. No, chi è che mi ha sparato dietro? Mi ha preso uno dietro? No. Non lo so, non lo so. Comunque stiamo vincendo la partita perché sono stato anche abbastanza bravo. Ma vabbè, niente di che, 12-8. Niente di particolarmente illuminante. Però abbiamo vinto, chi se ne frega. Abbiamo vinto, questo era l'importante. Ora andate a rifocillarvi, ve lo siete meritato. Niente uccisione migliore della partita, niente da fare. Ecco qua, dai, per essere la seconda partita non è andata male. Sicuramente secondo me in Call of Duty un po' di fortuna, oddio, non in Call of Duty, in generale in tutti gli shooter multiplayer secondo me ci vuole sempre un po' di fortuna nel trovarsi a volte al punto, posto giusto, al momento giusto, perché avete visto io un paio di uccisioni le ho fatte vicine, ravvicinate, perché si trovavano i nemici uno a fianco all'altro, quindi sono stato anche un pochino fortunato che magari loro guardano da una parte io sono riuscito a colpirli, quindi anche un po' di fortuna ci vuole in questi giochi. Poi ovviamente la bravura rientra quando impari le mappe, capisci come si comportano gli avversari e così via, questo mi sembra normale, però per le prime partite direi, lo ammetto, è solo fortuna ragazzi, non... anche qui che ho fatto una partita discreta, niente di particolare, alla fine sono stato comunque fortunato in alcuni momenti, anche se non capisco perché 11-11 ha preso gli stessi punti, poco più di punti che ho fatto io, forse ha fatto qualche assist in più probabilmente. Sì, però non riesco a capire perché ci mette tutto sto tempo per uscire. Ci mette veramente troppo tempo per uscire una partita. Non so se... No, il gioco va, non è crashato, credo, mi auguro. Sì, devono ottimizzare un po' il gioco, ragazzi. Devono un pochino ottimizzarlo, perché... Non è fluidissimo, devo dire. Io quando finisco la partita voglio subito uscire con un over, perciò per farvi un esempio, esco, vado a farmi i fatti miei subito, invece no, qua devo stare 3 ore ad aspettare. Non è proprio il massimo, devo dire. Allora, adesso, no, voglio uscire dal deathmatch a squadra. Dicevo, accede addestramento serie di punti sulla torre della spiaggia. Addestramento serie di punti, che significa addestramento serie di punti? Qui? No.
Fatemi vedere, addestramento. Ah, ecco qua, serie di punti. Dossier, vabbè. Ah, dalla torre della spiaggia, quindi non so dove si deve andare. Vabbè ragazzi, no, vediamo se lo trovo. Facciamo così, vediamo giusto se lo trovo un attimo. Sulla spiaggia praticamente, ha detto. Dalla torre sulla... Ah, ecco quello quanto è grosso là. Ah, ok, adesso è un po' più grosso. Credo sia qui. Ma c'è l'addestramento, serie di punti, sì. Vediamo come funziona, così vediamo qualche altra cosa. Facciamo così, diciamo, un'introduzione al multiplayer. Poi se dovesse capitare la settimana prossima, questo weekend no ragazzi, perché sto facendo una cosa su PlayStation 4 che c'ho sotto embargo. Però domani dovrei riuscire. Sì, no, domani arriva, che dovrei. Arriva il nuovo video di South Park, il let's play numero 15. Però settimana prossima, magari se dovesse capitare, sicuramente potrebbe uscire fuori qualche altro live. Probabilmente riuscirò a fare anche qualche cosina meglio. Allora, micro spia che deve vincere la mia. Vivo lo spia in zona. Neanche... Ok. Sì, adesso mi sta facendo provare i cosi. Pilota di caccia pronto all'attacco ardente. Attacco del pilota di caccia in corso. Lanciafiamme pronto all'uso. Bruceranno. Sì, vabbè, mi sta spiegando, cioè spiegando per modo di dire come funzionano i vari addestramenti qui. Bombardiere in attesa di ordini. Bombardamento a bassa quota in corso. Ecco qua, vedete? Sono i vari potenziamenti che si ottengono tramite le kill streak. Spia pronto. No, se metto molotov, ad esempio pronto. Bomba molotov, che fa? Molotov in arrivo. Vabbè, direi che possiamo uscire da qui. No, abbandono l'addestramento. Sì, alla fine ragazzi, non ci sono neanche bisogno di spiegarle e farmi la cosa a parte, l'addestramento a parte per queste cose. Lo trovo un pochino inutile. Vediamo adesso cosa c'è. Ma adesso andiamo a fare la modalità guerra. Quella nuova dovrebbe essere guerra, che se ho capito bene dovrebbe essere una sorta di modalità sempre multiplayer competitiva a missioni. Cioè una squadra c'ha un compito da fare, l'altra, che ne so, tipo come capitava in Battlefield, no? Che una squadra doveva attaccare il punto A, l'altra squadra invece doveva difenderlo. Dovrebbe essere una cosa del genere. Però adesso lo vediamo. Battlefield, Star Wars, quelli che volete. Ecco, Star Wars ragazzi, dovrei farlo io perché mi sono occupato della beta, quindi di Star Wars sicuramente ci sarà una copertura da parte mia un pochino più esaustiva. I caricamenti, mamma mia. No, va un po' ottimizzato, eh. A oggi è il lancio, è comprensibile. Fino a un certo punto comprensibile, nel senso che comunque stiamo parlando di Call of Duty, un gioco che ci si aspetta faccia dei numeroni, quindi Activision si dovrebbe sempre far trovare pronta, dato che anche Destiny credo non abbia avuto problemi al lancio, che io ricordi. E quindi si dovrebbero far trovare un poco più pronti. Non mi aspettavo tutto questo, eh. Cioè ci sta mettendo un sacco di tempo qua a caricare, anche le partite. Avete visto quando cerca col matchmaking scatticchia un pochino, un po' più di accorgimenti qui sicuramente. Oddio, nel weekend no, perché poi sono stati anche dei pazzi, secondo me, a far uscire Call of Duty proprio il venerdì, perché adesso la gente venerdì, sabato e domenica si butterà su Call of Duty e arrivederci. Che nel weekend è normale, insomma, arrivare il picco. Conferisci un encomio a un soldato. Come si fa a conferire un encomio a un soldato? Soldato. Dossier. Serie di punti. Boost attivi.
Non ho più pari idea di come si faccia a conferire un encomio. Ah, questo qui abbiamo completato l'ordine. Adesso possiamo andare a prenderci un altro ordine giornaliero. Qui, dal maggiore. Devi metterti alla prova. Così farai molta strada. Fattura 10 punti in dominio. Vinci una partita nell'arena. 500 andando la pala, non posso perché non c'ho la pala. Quindi uccisioni nella... non leggo nella... Non si legge. Vinci 25 partite, facciamo questo. 10 punti in dominio. Non sarà facile, dopo ma lo proviamo. Dicevo, conferisci un encomio a un soldato. Come si fa a conferire un encomio a un soldato? Non ne ho la più pari idea. Più che altro perché mi dà esperienza, per questo voglio fare. No. Prestigio. Ah, qui è dove si gestisce tutta la parte del prestigio. Di qua. Riposo. Qui è dove. Brainstorming. Oh, ci sono i minigiochi, ragazzi, vedete? Che carini, questi credo siano roba Activision, sì. Grand Prix, che carino. Pitfall, mamma che era, quanto era bello Pitfall. Va bene. Maestro d'armi. Qui cosa si può fare? Armi prestigio, ok, niente di... Praticamente impossibile farlo al momento per me. Poi, ma una mappa non c'è, eh? Cioè, ci voleva una mappa. No, qua addestramento che abbiamo visto prima, cinema di là. Emblemi. Non vedo l'ora di tornare a lavorare nella mia fattoria. Crea emblemi, no, non le voglio creare al momento. No, non so come si fa a conferire un encomio al soldato, a un soldato. Forse devo fare la partita, forse. Credo di sì, elmetti speciali. Ah, ci sono. Ecco qua, ci sono anche gli elementi da di personalizzazione. Ok. Biglietti da visita, vedete. Operazione Overlord, quasi così che compaiono praticamente quando fate un'uccisione di un nemico. Spedizione Overlord ancora. Speciale, poi qui la data del gioco. Sì, si ottiene con lo starter pack, quindi si acquista il gioco al lancio, se non mi sbaglio. Poi sfide, no, non c'è, non ci sono gli encomi, quindi niente, ragazzi, niente encomi, mi sa. E torniamo in partita, trovo partita qui. Partita pubblica. Vogliamo fare il sì, dominio, ma dato che ci ho sbloccato l'obiettivo, magari facciamo un po' di dominio e poi facciamo guerra e poi il piccolo, dato che comunque ho perso un po' di tempo all'inizio, il gioco mi ha dato un po' di problemi, cerchiamo un pochino di fare un paio di partite in più. Facciamo questa, una partita a dominio, poi una partita in guerra e poi ci spostiamo. Che ore sono? Una mezz'ora, tre quarti d'ora, dato che si sono comunque le 11:20 passate, quasi 11:30. Passiamo poi al alla modalità zombie, che mi incuriosisce, dato che io sono un grande appassionato di zombie, adoro gli zombie, ragazzi. Sì, non mi stavo dimenticando il telefono. Dicevo, io adoro gli zombie, sono un grande appassionato di... Negli ultimi anni, è una cosa abbastanza nuova, perché prima non mi piaceva né caldo né freddo, anzi, probabilmente neanche li sopportavo tantissimo, mentre devo dire, negli ultimi anni, complice comunque le produzioni a tema zombie, produzioni videoludiche, sono migliorate come qualità, perché ad esempio viene a mente un Dying Light, che lo trovo bellissimo ancora oggi, della Last of Us, anche se quelli non sono veri e propri zombie, però insomma ci siamo più o meno. Posso... Ah già, abbiamo un lancio di rifornimento, quindi vediamolo. Epico! Ok. Ditemi che ha trovato la partita. Per questo scatta. No. Ah. Sì, no, ragazzi, guardate. Qua, questi sono problemi proprio. Per questo dico, ma serviva fare sto hub?
Cioè, non bastava un bel menu molto semplice come Star Wars Battlefront e così via, cioè... Era proprio necessario questo hub, non so. Ho nuovo equipaggiamento. Io posso capirlo in Destiny, ma qua... Insomma, dai. Poi magari mi sbaglio e qualcuno lo apprezzerà. Io... Sinceramente non credo sia... Sia questo di cui ha bisogno COD. Ragazzi, non mi trovo a partire qui, eh. Partire pure, andiamo in guerra, va. No, guardate. Ah, se non mi trovo neanche adesso la partita, stacco e ci vediamo, facciamo subito zombie, dai. Generale, qui il generale che fa? Questo credo di non averlo visitato. Più altro perché vorrei capire come completare questa missione. Conferisci un encomio a un soldato. Cinema, l'ho visto. Uno con... Ah, qui c'è l'uno contro uno, l'arena. Uno contro uno, qui c'è messo l'arma, l'abbiamo già visto. Ma ecco, lo trovo anche abbastanza confusionario perché... I posti non sono ben evidenziati, magari una bella mappa ce la potevano anche mettere, eh? Tanto loro che gli costava, così uno subito si trovava tutti i punti che gli interessavano, no? Invece così, non so. Oh, qui c'è zombie. Il generale, vabbè, non si può andare perché mi serve il prestigio per andare dal generale. Eh no, niente ragazzi, le partite non me le trova. Proviamo a fare zombie sperando che non mi dia problemi. Quindi ci vediamo. Aspettate, forse mi ha trovato le partite. 50 partite disponibili, 39. Assolutamente, signore. Ritorni al fronte? Sto trasmettendo le coordinate. No, niente da fare, dai. Eh sì, facciamo così. Mi spiace che non sia riuscito a farvi vedere molto. Magari ci torniamo settimana prossima sul multiplayer competitivo. Ci vediamo. Tempo di chiudere e riavviare il live. E ci vediamo. La modalità zombie. A tra poco, ragazzi.